Allora sì, buonasera anche da parte nostra. Visto che noi abbiamo cercato di raccontare l'isola di Lampedusa rimanendo ad altezza bambino, invece che con le nostre parole, vorrei che cominciassimo ascoltando per l'appunto la voce dei bambini di Lampedusa, anzi la voce di una bambina di Lampedusa che racconta una sua visione molto particolare di una favola, anzi di due favole, a tutti noi molto, molto note. Accendendo una telecamera davanti a uno dei tanti bambini delle scuole di Lampedusa e chiedendo loro una cosa semplicissima: raccontami una favola che ti ricordi, una favola tua che ti hanno insegnato, che sai raccontarci. Ecco, una delle bambine si è reinventata completamente, almeno tre favole diverse, tre porcellini, Cappuccetto Rosso e Biancaneve, e ci ha fatto scoprire che a Torino c'è un sacco di gente, evidentemente, c'è Biancaneve, ci sono i pronipoti, non si sa perché, le escursioni a Torino, insomma. Allora, questo per dirvi semplicemente, era una delle prime voci che abbiamo veramente cercato di ascoltare. Ma perché siamo andati, Paolo, io, Mario, Michele e tanti altri di noi, ad ascoltare le voci dei bambini di Lampedusa? Perché ci è venuto in mente che quest'isola, che è diventata in questi ultimi anni una formidabile macchina simbolica da un lato, ma anche un magnete sociale altrettanto potente, no? Che ha attirato contraddizioni, conflitti, eccetera, è stata raccontata da tutti, dai media che l'hanno di volta in volta descritta come un inferno, come un paradiso. È stata divorata, molto meglio, dagli adulti naturalmente, dai migranti, a quei pochi a cui è stata data voce, ma mai era stata raccontata dai ragazzini. E allora ci è parso che loro potessero essere i testimoni più persuasivi, più profondi del racconto di che cosa è oggi l'isola di Lampedusa. È un punto di vista che non è certo originale,
se pensate, non so, a Italo Calvino, no? Nel Sentiero dei Nidi di Ragno, lui scelse, no? Il bambino Pin, è lui che racconta la resistenza, no? Le vicende della resistenza, senza ricordare Elsa Morante, naturalmente il mondo salvato dai ragazzini, forse una di queste ragazzine saprà salvare Lampedusa, perlomeno a noi così piace pensare, ma perché i bambini sono, c'è venuto in mente questo, i testimoni ideali del presente, perché in fondo sono i testimoni del non ancora, come dice una studiosa molto acuta che ha analizzato i rapporti tra l'infanzia e la storia. I bambini non hanno una grande coscienza del passato, vedono il futuro in maniera ancora piuttosto confusa, vivono calati prepotentemente nel presente, ed era questo che ci interessava, far raccontare ai bambini di Lampedusa il loro presente, che poi necessariamente è anche il nostro presente. E siamo andati lì, no Paolo? Siamo andati lì portando innanzitutto una cosa che è l'unica che sappiamo fare, almeno Paolo ed io, ovvero sia la musica. Perché ci è parso che per attirare in qualche modo l'attenzione dei bambini di Lampedusa la musica fosse un attrattore potente. No? Una specie di dinamo molto carica, molto forte, intorno alla quale riuscire a suscitare l'interesse dei ragazzini, delle scuole di Lampedusa, anche per l'idea di raccontarsi, che non è così banale, non è così comune. E allora abbiamo cominciato, no, Paolo, a portare un po' di musica a Lampedusa. Adesso Paolo vi dirà perché. Faccio anche in che modo. Un passo indietro. Quando siamo andati, la prima idea, poi è un'idea, devo dire, di Guido, che ha condiviso con tutti, però diceva, perché non andiamo a portare la musica a Lampedusa cercando di usare la musica come un ponte per mettere davanti le storie dei bambini dell'isola con le storie dei bambini che arrivavano sull'isola e che effettivamente erano tantissimi, tanti. Abbiamo pensato, in realtà questo progetto Guido tu l'hai pensato, faccio un piccolo, non li devo fare queste cose, no? 6 anni fa, nel 2009 si parlava di cercare di immaginare un progetto musicale per sviluppare sull'isola, nell'ambito di un altro progetto grandioso, anche un po' sgangherato, che era la Human Rights Orchestra, che appunto nasceva a maggio del 2009. E questo progetto, quando finalmente siamo riusciti ad avere anche l'appoggio del MIM, quindi del Ministero, e quindi si poteva passare da una dimensione ideale, progettuale, a una dimensione veramente, diciamo, esecutiva, siamo andati nel dicembre 2013, all'inizio di dicembre 2013, sull'isola abbiamo conosciuto dei personaggi, quelli del famoso e famigerato centro di accoglienza, prima accoglienza di Lampedusa, con dei nomi, ricordo Conga di Pop, per esempio, che era il direttore del centro. Dopo che già ci hanno fatto capire che le nostre idee, diciamo, a priori su quello che avevamo voluto fare sull'isola erano molto astratte rispetto alla realtà. E poi dopo una settimana della nostra discesa sull'isola si è scatenata quella bufera mediatica che sicuramente ricorderete tutti, che portò alla chiusura del centro con defenestrazione dei personaggi. Qui, se mi posso permettere una piccolissima digressione, per noi che siamo stati sull'isola esattamente una settimana prima, c'è parso, c'era qualcosa che non tornasse nella macchina mediatica che è montata, c'era qualcosa che non tornava, perché noi abbiamo conosciuto una realtà di grandissima fatica, di persone che si mettevano in gioco veramente totalmente, tutte giovanissime, dai 20 ai 28 anni, veramente avevano molto molto poco della cuzzina, insomma, quello che abbiamo visto, e io credo che le nostre impressioni probabilmente non erano lontane dalla realtà, forse era più lontano quello che poi è stato riportato dai media, però fatto sta che il centro
sparisce dal nostro orizzonte. Per cui sì, sparisce perché noi avevamo un progetto ideale, forse un po' troppo ideale, un po' troppo utopistico, sul quale però il Ministero dell'Istruzione aveva investito interesse e anche denaro, seppur in piccola parte, ovvero sia quello di far incontrare sull'unico terreno, sul terreno comune della musica, i figli dei migranti che giungevano sull'isola, perché uno degli effetti collaterali delle migrazioni e degli approdi a Lampedusa è stato anche la residenza nel cosiddetto centro di prima accoglienza, non soltanto degli adulti, ma anche di centinaia di bambini, di tutte le etnie possibili, di tutte le lingue possibili, e di far incontrare questi ragazzini con i ragazzini indigeni invece, no? Con chi frequentava regolarmente le scuole. Era una bella idea, ma si è scontrata proprio con questo muro, col muro contro il quale si sono infranti i barconi e anche un po' l'insensibilità burocratica, diciamo così, delle autorità, perché ad un certo punto questo incontro tra bambini italiani e bambini stranieri era risultato impossibile per dei cavilli di tipo burocratico e sanitario, no? L'incontro non era possibile. E allora noi abbiamo fatto una piccola cosa, abbiamo detto va bene, rimaniamo però nell'isola, non ce ne andiamo, non rinunciamo, cerchiamo di entrare nelle scuole dell'isola portando due cose, due semplici piccole cose: il canto, la pratica del canto corale, perché è una pratica che unisce, una pratica che identifica fortemente i ragazzini intorno a un'attività comune, dall'altra parte l'attività delle percussioni, percuotere, battere insieme oggetti, è un'altra di quelle pratiche fortemente collettive, no? che agglomerano intorno a un'attività pratica semplice da apprendere, che non ha bisogno di nessuna istruzione musicale particolare. Ecco, queste due cose abbiamo provato a portare dentro le scuole elementari e medie dell'isola: la pratica del canto e la pratica delle percussioni. Sono due pratiche, che la pratica del canto non richiede l'acquisto di strumenti, quindi il ministero era salvo. Le voci non costano nulla, a parte che secondo me dovrebbe essere, intanto che condividiamo le stesse ideali, forse il cantare insieme dovrebbe essere un po' proprio la base anche dell'istruzione musicale nelle scuole. Se fosse possibile, io fossi ministro lo renderei più obbligatorio, insieme ad altre pratiche che vedremo dopo, per esempio anche alla banda complementare, però a parte, cioè, il canto sicuramente, quindi per più piccoli, di abituarsi ad ascoltarsi e a reagire all'ascolto, ad ascoltarsi con l'obiettivo di fare una cosa tutti insieme davanti a una guida, e dall'altro le percussioni, che sono appunto, come dicevo io, qualcosa che almeno inizialmente non richiede una grandissima tecnica. E anche lì noi possiamo percuotere, le percussioni sono tutti, possono essere delle sedie, possono essere dei rami di un albero, il nostro corpo, dei tubi da elettricista, delle guide, abbiamo usato di tutto. E io direi... Sì, entriamo in un'aula adesso delle scuole elementari di Lampedusa, ne abbiamo chiamato quattro grandi musicisti specializzati nelle loro pratiche individuali, magari i nomi non vi diranno nulla, ma nel nostro universo sono davvero i musicisti di grande valore, che sono Anna Di Baldo, Gianluca Ruggeri, Antonio Caggiano e Fulvio Ricevuto, esperti nei rispettivi rami naturalmente, e proviamo ad entrare appunto in una delle aule delle scuole di Lampedusa proprio durante una delle prime lezioni che Anna Di Baldo in particolare ha svolto, cercando di far imparare ai ragazzini un semplice uso del vocalizzo su una consonante e su delle vocali. Perdonatemi.
fatto questo. Il prima la rete. L'abbiamo fatto? Sì, bravo, fantastico. Allora, ve lo ricordo. Ok, proviamo, è sempre la rete prima. Allora, provate a fare la cosa che faccio io. Prima ascoltatela. Provatela. Adesso ci mettiamo le vocali. Allora, vado, lo faccio ascoltare. Nella storia di Lampedusa, nella storia millenaria di Lampedusa, aveva suonato una volta sola, perché in un albergo che poi non c'è più, un turista tedesco che passava di lì per caso, ad un certo punto, prima di andarsene, ha regalato agli ospiti dell'albergo un piccolo concerto per pianoforte. Per il resto, quello strumento non aveva suonato mai. E mai un violino, mai un violoncello, mai una viola, mai un contrabbasso. Baglioni, diciamo, c'era. Ecco, giusto Baglioni, sì, che però usa strumenti un po' diversi da questo, per cui è un'isola che non conosceva la musica, ma davvero che non aveva mai ascoltato un suono dal vivo, naturalmente, no? Quindi ci siamo trovati in una situazione ancora più vergine di quanto noi stessi non avessimo immaginato. Nelle scuole medie c'era un solo insegnante di educazione musicale che passava sostanzialmente il suo tempo a raccontare la musica, a fare un po' di storia di Bach, di Beethoven, ma non faceva suonare e cantare mai questi bambini. E infatti noi siamo arrivati
ingenui e anche un po' sprovveduti, e abbiamo scoperto che questi ragazzini hanno cantato per la prima volta insieme, capite? Per la prima volta. E questo ci ha dato un grande senso di responsabilità, anche un grande senso di speranza in un certo senso, perché era un materiale talmente grezzo che potevamo in fondo modellare qualsiasi cosa. E poi anche dal punto di vista mio, che magari avevo delle idee un po' anche qui un po' diciamo astratte su quello che avrei potuto fare, magari che mi faccio fare il suono del vento. Da una parte potevo fare veramente fare di tutto, dall'altra mi scontravo con una perplessità che mi guardavano come, infatti poi adesso lo vediamo, che io ho un'idea molto, molto semplice, anche un po' folle, ho detto sicuramente c'è la banda, mettiamo insieme, facciamo un coro di bambini, dove la banda suona alla festa della Madonna di Porto Salvo, che è la portatrice dell'isola, facciamo cantare dei pezzi sacri ai bambini, costruiamo un accompagnamento con la banda, così con l'occasione possono andare a cantare nella festa del patrono e la banda in qualche maniera viene dalla nostra parte e ci aiuta a coinvolgere in qualche maniera l'isola in questo spettacolo, come poi è avvenuto con una prova, diciamo, un po' tutti noi, però anche qui sono piuttosto astratto. Astratti e azzardati, perché non soltanto abbiamo provato a insegnare mi, poi fino a lì, insomma, grosso modo ci si poteva anche stare, ma Paolo e tutti noi insieme ci siamo intestarditi a far apprendere ai bambini due corali di Johann Sebastian Bach in tedesco. E questa che vedete adesso è uno dei primissimi incontri di quei ragazzini di Lampedusa con Bach e la lingua tedesca. Anche perché ci sono dei corali per organo in cui la melodia è affidata a una mano e l'accompagnamento, no? Che sono che hanno un accompagnamento che da tanti anni ogni volta li suonavo dicevano questo suonato da una banda assume una dimensione metafisica, e allora ho pensato che veramente poteva diventare metafisico, in un certo senso lo è stato, poi vedrete il risultato. Ma questo è qua, credo, il primo o il secondo incontro intorno a Bach. Si inizia con le percussioni e poi si va verso Bach. Ce la farò, eh? Ecco. Allora, ragazzi, yeah.
questo curioso accostamento tra Johann Sebastian Bach e il pesce spada, accostamento al quale non avevamo certo pensato, onestamente, è il prodotto di ciò che abbiamo cercato di fare nell'isola tra i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno dello scorso anno. Il motivo per cui trovate sempre accostati in queste piccole clip che vi proponiamo e che fanno parte di un documentario più ampio che sarà realizzato e presentato poi anche in maniera ufficiale per documentare la nostra esperienza nel mese di giugno, trovate accostate le lezioni di musica e le testimonianze dei ragazzini, è proprio la dimostrazione del progetto che avevamo in testa, e cioè portare la musica nelle scuole, insegnare ai bambini i rudimenti del linguaggio musicale nel canto corale e nelle percussioni, ma soprattutto utilizzare questo strumento per conquistarci la fiducia dei bambini, perché la fiducia dei bambini è difficilissima da raccogliere. La diffidenza è grande soprattutto per chi viene da lontano, viene da fuori, c'è sempre il timore, come è accaduto innumerevoli volte, e noi cerchiamo di evitarlo come la peste, questo rischio, di gente che viene da lontano, da fuori, che arriva, si installa, fa i propri discorsi, probabilmente poi scompare. No? L'isola di Lampedusa, la sua storia è stata questa, di conquiste, di colonizzazioni, di imperialismi di vario genere e poi di gente che è scappata. Noi non volevamo essere come tutti gli altri, anche se poi immodestamente. E allora abbiamo cercato di fare proprio così, di portare la musica e poi di conquistarci la fiducia dei ragazzini e di far raccontare loro le loro storie, come questa, come questa bambina che ha fatto una battuta di pesca con suo padre, con i ragazzini prima che ci raccontavano come passano i pomeriggi, no? Perché è quello che ci interessava. Anche poi che attraverso le storie dei bambini vengono fuori le storie del loro vissuto, compreso quello più tragico, perché poi ci sono quelli che lei la pesca e tira le reti e magari oltre ai pesci gli viene su qualcos'altro nei momenti, e ovviamente questi episodi non sono tutt'altro che infrequenti, specialmente nei periodi in cui hanno avuto, diciamo, le migrazioni più massicce, nel 2011 per esempio, poi nell'isola di Lampedusa ci sono stati team di psicologi mandati dal ministero proprio per aiutare i bambini a elaborare quello che avevano vissuto, che erano delle storie terribili. In parte sono finite anche nelle raccolte dalle interviste, sono finite nelle narrazioni che ha costruito Mario. Alla fine c'è molte storie, diciamo la storia delle migrazioni viene come filtrata ma restituita attraverso queste interviste che sono state fatte. Adesso torniamo, direi, Paolo. Sì. Salterei la clip numero 3, sì. E andiamo diciamo una clip che è montata in maniera rovesciata, perché una delle domande che abbiamo fatto ai bambini, mettendo davanti le telecamere tra l'altro manovrate con molta sapienza da Pier Giorgio Mangiarotti e Michele Fumeo, che sono stati sempre con noi, abbiamo deciso di andare sempre sull'isola seguiti da una troupe, da una piccola troupe di videomaker, due videomaker e un fonico, che hanno registrato tutto quello che noi abbiamo fatto, tutto, dal primo all'ultimo minuto, ore e ore e ore di registrazione, perché volevamo che ci fosse un occhio che ci sorvegliasse, che ci guidasse, che restituisse anche il senso della nostra esperienza. Una domanda che abbiamo fatto è: che cosa vorresti ci fosse a Lampedusa e che non c'è, che non esiste? Una piccola domanda, e poi vedrete che subito dopo ritorniamo a Bach. Thank you.
Papa, secondo il cristianesimo, è tanto e va in comanda e scrive una serie di corani per il popolo, con delle melodie abbastanza semplici, che poi nei secoli fino adesso vengono in inglese, sono fatto tantissime variazioni. Allora, ed è così con il testo. Non è difficile, è intuitivo. Facciamo di nuovo. Sfida assurda di far imparare la polifonia di Bach, sì, a dei ragazzini che non conoscevano la musica, e vi ho detto prima come il pianoforte, il violino, il violoncello mai avevano suonato la medusa, figuriamoci la polifonia di Bach. Ah, cioè, perché avete visto un pianoforte, ma il pianoforte, l'abbiamo visto noi, non era mai stato aperto, era stato comprato o donato alla scuola nel 2011, piazzato in un'aula chiuso, ben sigillato. Nessuno si era messo le mani, aveva avuto dei danni, ma probabilmente durante il trasporto, nessuno se ne era accorto, stava per scadere la garanzia, abbiamo in extremis aggiustato il negoziante, sarà stato felicissimo di dover venire alla Medusa a riparare gratis, dopo due anni che ha dato la fregatura, e invece no. Comunque, nessuno si era mai messo le mani, abbiamo anche lì in qualche maniera cercato di smuovere qualcosa. No? Di fargli capire che questo strumento aveva un potenziale, cioè che andava oltre l'ottava centrale, e niente, insomma,
questo è stato la... questa è stata un'altra delle piccole conquiste, e abbiamo visto piano piano, credo che potrebbe essere simile l'emozione di uno scultore che ha un blocco di marmo e piano piano vede una forma che si ricava dentro il blocco. Ecco, noi abbiamo visto piano piano nascere questi due corali di Bach attraverso un lavoro nemmeno tanto esteso nel tempo, perché i bambini hanno una straordinaria capacità, lo so che dico una banalità, di assorbimento, ma in questo caso anche di qualche cosa che è totalmente di fuori della loro esperienza. E adesso vi facciamo vedere. Sì, l'hanno imparato a maggio, aprile-maggio, sì. Quando siamo ritornati a settembre, il primo giorno di scuola, che anche qui è una cosa interessante, perché a Lampedusa la scuola non comincia il 15 di settembre, cioè comincia il 15 di settembre, ma non hanno gli insegnanti, perché tutti rifiutano di andare, di perdere il ruolo, per cui la scuola non riesce a partire. Per cui noi ci siamo infilati in maniera anche un po' inconsapevole, dentro abbiamo riempito un vuoto, cioè la scuola è partita grazie al progetto nostro, perché se no non sarebbe partita in quanto non c'erano insegnanti, per cui i bambini sono venuti invece di trovarsi maestri. Hanno trovato da noi. Sempre con Bach, un'altra volta. Sempre con Bach, non si sono qui a scuola. Facciamo cantare i Truffi su Dio. Però questo è il risultato di un altro piccolo stadio in avanti, no? Della preparazione dei due corali nella clip che adesso vi facciamo vedere e ascoltare. Facciamo vedere di fila i due. No, prima. No, prima. Aggiunti al semplice polifonia. Anche per tenere buoni i ragazzini, che sono difficilmente gestibili. Un'altra cosa è che l'accompagnamento per organo che è corale di Indire Stroide è intera gioia, per cui è un corale proprio estremamente luminoso nella tonalità che Bach utilizza per la gioia, che è il sol maggiore, tanto per dare anche delle informazioni musicologiche. Però è interessante che il primo corale Herr Gott è un corale molto profondo, anche molto triste, funebre, mentre il Indire Stroide è un corale proprio di gioia, che ha un basso che sembra quasi una cosa pop, tantin, tararirami, pop, un ostinato, che secondo me si prestava tantissimo anche un accompagnamento con una banda, con un gruppo di strumenti. La banda, quando gli abbiamo mandato le parti, ha detto, dopo un inizio di tentennamento, che non ce la faremo mai a farlo, che non è vero, però comunque alla fine avevamo piano B, abbiamo affidato l'accompagnamento a un quintetto blasonatissimo, che è il quintetto di fiati di Papageno, tutti ex provenienza dell'orchestra Mozart, per cui
che si sono ritrovati appunto nell'isola dopo i sal prestigiosi Music Verein e compagnia, si sono ritrovati e anche il Teatro Manzoni. Teatro Manzoni, ovviamente. Esatto. Qui, qui ne sanno molto di l'orchestra Manzoni. Si sono ritrovati dentro, anzi fuori, si sono ritrovati su una spiaggia senza acustica, Calapalle, nel vecchio porto di Lampedusa, e hanno appunto ad accompagnare il coro dei bambini. Io direi che lo possiamo. Sì, però io spiegherei prima una cosa, Paolo. Sì, perché loro si chiederanno, vabbè, ma allora si finisce tutto qui con l'esecuzione dentro le aule scolastiche di due ore di Bach, avete fatto solo questo? No, non abbiamo fatto solo questo, ma dovevamo scegliere un punto, un filo da proporvi, perché la nostra idea in realtà era molto più ambiziosa di questa. E cioè consisteva nel fatto di portare in un certo giorno dell'anno tutto quello che è stato fatto dentro le aule fuori dalle aule, nelle strade, nelle piazze dell'isola, immaginandoci uno spettacolo itinerante che iniziasse appunto al Porto Vecchio di Lampedusa, compisse una serie di periplo lungo le strade appunto dell'isola e poi si concludesse in un certo modo che poi vi dirò. Ma facendo cosa? Facendo cosa? Cercando di unire proprio i due elementi che abbiamo cercato di innaffiare col nostro lavoro durante i mesi in cui siamo stati lì. La musica e la narrazione, la musica e le storie dei bambini. Abbiamo raccolto, grazie a Michele Fumero e a Giorgio Mangiarotti, circa una trentina e più di interviste con i ragazzini, una parte soltanto, ovviamente le avete viste, facendo raccontare loro le favole come la prima Biancaneve, le loro abitudini, i loro desideri, eccetera, trasformando tutto questo in storie vere, autentiche, non scritte da loro perché non abbiamo avuto il modo di farlo, ma chiedendo a Mario Perrotta, di ascoltare le storie dei ragazzini, cose che lui puntualmente ha fatto, trasformando queste storie in elementi narrativi, in piccoli, brevi racconti di pochi minuti che abbiamo portato in giro per l'isola. E allora, e poi vi racconteremo come è andata a finire, forse, perché c'era anche Michaela e anche lei ha assistito alla nascita di questo serpentone che si è distribuito nell'arco per le strade dell'isola, seguito dalla banda, vi facciamo vedere un frammento delle prime prove che abbiamo fatto a Calapalme, appunto sulla spiaggia, in cui per la prima volta i bambini che avevano imparato il corale di Bach si sono ritrovati nel luogo dove sarebbe cominciato lo spettacolo pochi giorni dopo e si sono incontrati sempre per la prima volta con il quintetto di fiati, appunto di cui Paolo ha scritto la parte. Ecco. Sì, questa è l'orchestrazione della parte per organo, per il quintetto di fiati. Il video è un video fatto io. Artigianale. Molto artigianale. Come potete vedere, Lampedusa terra del sole, come vedete, ecco. Nel giro di due minuti si è scatenato un nubifragio terribile che anche ci faceva temere per il peggio perché il giorno dopo sarebbe stato lo spettacolo. Questa era un po' la situazione di partenza, quindi con il coro dei bambini e a seguire immediatamente un monologo che poi ascolteremo. Thank you.
Bach dall'aula alla spiaggia, e secondo il disegno che avevamo lontanamente concepito. Lì avete visto Mario Perrotta che seguiva con un certo stupore tutto quello che accadeva intorno a lui, nemmeno lui probabilmente si spiegava come era capitato lì in mezzo a dei bambini di Lampedusa che cantano Bach su una spiaggia al Porto Vecchio. Al suo posto, il giorno dello spettacolo, l'inizio proprio dello spettacolo, c'era Micaela che ha letto il testo, il primo testo scritto da Mario Perrotta per il nostro spettacolo itinerante intitolato Le nuove vie dei canti, ed era questo. Io per me l'isola è la mia gioia, perché quando guardo l'isola che torno da lontano, mi piace di ritrovarla. Perché l'isola è una idea di... è come... dico, l'isola è che mi sento libera di andare, ma che vuol dire libera? Libera! Che non ci stanno macchine e camion che tagliano strade e corrono e inquinano, che io e i miei amici siamo i padroni della strada quando corriamo a inseguirci, con le biciclette corriamo, che ci inseguiamo, che corriamo verso il verde di Ponente, che andiamo a fiori, a uccelli. Che cos'è il verde di Ponente? Ah, che secondo me a Ponente c'è più verde, no, che forse c'è proprio più verde e non secondo me. Comunque è la sufficienza che secondo me ce n'è di più per dire che quando sono lontana o lontano mi manca dell'isola, come dire, mi manca il mio verde di Ponente. Mi manca anche di poter dire Ponente, che i bambini sulla terraferma non sanno cos'è Ponente e Levante, è perché loro non ce l'hanno. Cioè non ce l'hanno, ce l'hanno, però non lo sanno, perché è lontano. Mentre noi lampedusani, noi sull'isola, se non stai attento fai un passo e finisci nell'acqua a Ponente, e attento non ti sporgere che già sei nel mare a Levante. I fiori mi mancano quando sono lontana, i fiori a campanellini, che ci sono bianchi, viola e fucsia. Il giglio marino, che è un fiore rarissimo, che cresce solo sulle spiagge pulite, e mia nonna a casa uno ce l'ha, però, per avercelo ce l'ha, però si è seccato. Le spiagge pulite, che sono a Lampedusa ci sono, queste spiagge pulite, che quando sono stata a Cuba, che io ci sono stata, che non è che perché stiamo su un'isola noi non usciamo mai, che già a nascere, per molti di noi si nasce fuori. Che io sono nata a Palermo, e anch'io sono nato a Palermo, e io lo stesso, che spesso quando si nasce qui a Lampedusa, si nasce a Palermo. E dicevo, a Cuba ci sono stata. No, si nasce a Palermo, che qui abbiamo solo un policlinico, o poliambulatorio, adesso non mi ricordo, policlinico, ma non ci si può nascere. Anche se mia nonna invece è nata qui, sull'isola, l'isola delle spiagge pulite, meravigliose, che quando sono stata a Cuba, dicevo, non ne ho viste di così pulite. E infatti non c'erano gigli marini. Insomma, per noi bambini, io bambina, io bambino, e io, eppure io e tutti noi bambini, insomma, qui sull'isola le cose fondamentali sono due, la casa e la strada. Che infatti la strada è un luogo pensato per farci giocare. Ma la strada è pericolosa, questo lo sanno tutti. Lo sanno. Sulla terraferma. E questa è una brutta cosa, perché vuol dire che ai bambini che stanno lì ne hanno tolto il posto per giocare e ci hanno messo le automobili. Qui invece non sappiamo niente di pericoli, che tu puoi andare da Levante a Ponente in bicicletta e nessuno ti suona, o ti dice cose, o ti fa cadere tu la bicicletta e tutto il necessario per la grigliata. Che io, quando guardo l'isola, mi viene a mente, penso, ragiono, mi fa sognare il pensiero di quante grigliate ancora dobbiamo farci con gli amici, e accendere fuochi in campagna, e mangiare e ridere in posti che sappiamo solo noi, fatti apposta per mangiare e ridere e pedalare con la pancia piena fino a che si torna nel paese conosciuto dove nessuno deve sapere i posti per ridere e mangiare.
che mio nonno mi ha detto che lì c'è nata Biancaneve e i sette nani e i tre porcellini e Cappuccetto Rosso. Non scherzo, sto dicendo vero, Biancaneve in particolare. Dico la verità, Biancaneve mio nonno un giorno trovò la bara e l'aprì e mi fece impressione e infatti io non guardai, anche se invece mia nonna mi disse che Biancaneve era stata baciata dal principe azzurro, che era stato mandato qui a Lampedusa al confino e poi si erano innamorati e adesso abitano a Torino. Io ci sono stato, anch'io sono stata, e delle volte pure io credo che sì, ci sono stato da piccolo, sono stata a Torino, ho visto anche Milano, la Thailandia, Como, Santo Domingo e il lago di Gardaland, ma a posti come l'isola dei conigli, mai, che non vedevo l'ora di rivederla. L'isola dei conigli è come, non so come dire, è per me tutto un, hai presente la gioia? Ecco, di più, che la gente viene dalle parti del mondo per vedere l'isola dei conigli. Io quando ci penso, quando la guardo, quando mi tuffo, quando nuoto libera, libero, quando sto sulla, per me, i conigli, che mi giro e guardo, non so dire, di più, è l'estate. L'estate? Ci si fa il bagno, non solo all'isola dei conigli, ma per tutte le spiagge. Che io invece vado a turisti con mio padre. Io sono la sua marinaia e lui guida la barca e io devo parlare ai turisti, dire, scherzare, spiegare dell'isola, che i turisti così ci restano di più e più volentieri sulla barca di mio padre. Che l'estate qui a Lampedusa è meraviglia, che si riempie dappertutto. L'estate qui a Lampedusa ci arrivano i turisti, le tartarughe e i clandestini. Allora, immaginatevi Micaela al posto di Mario, al centro di quel gruppo di bambini, alla fine di questa lettura. In lontananza si è sentito il rintocco, non proprio subito per la verità perché le comunicazioni non erano impeccabili, ma comunque l'inizio di un suono di banda, perché la banda Lipadusa era lì dietro, nascosta dietro le palme di Calapalme, pronta a partire una volta conclusa questa prima stazione. Allora la scena è stata più o meno questa, che 100 bambini, tutti noi, Mario, Micaela, Paolo, io, eccetera, ci siamo incamminati. Io ero con la banda. Tu eri con la banda, sì, perché questa è una cosa che non va detta, è un segreto, che non dobbiamo fare suonare i piatti nella banda, nel curriculum non lo inseriremo. E ci siamo incamminati, seguendo la banda come in una festa di paese, tutti incamminati in processione per andare alla stazione successiva. E per dirvi quanto poco abbia fatto Mario, in realtà non ha fatto niente Mario, no? Si è limitato, e lo avete anche sentito, no? In questo piccolo momento in realtà ha fatto tutto, ha fatto moltissimo, ovviamente. Però per spiegarvi meglio, anche se fosse meglio chiaro, il metodo che abbiamo voluto seguire, cioè quello di trarre la narrazione, da affidare anche a Mario e agli altri attori, proprio dalle storie dei bambini, da quel materiale lì, quasi un lavoro antropologico, diciamo, no? Di riscrittura dei pensieri dei bambini. E quindi abbiamo un altro piccolo esempio breve in cui i bambini raccontano alle nostre telecamere non soltanto che cosa vorrebbero ci fosse a Lampedusa, ma quali sono i problemi più gravi che spesso nemmeno noi adulti sappiamo bene chi sta nel continente. Siccome quando ci sono ospedali da
tanto attrezzati per far nascere i bambini. E quindi non è dovuto andare a prima. L'ospedale è un po' ambulatorio, però non può in caso da partire le persone con l'aereo di spazio, perché non si deve essere spazio. Quindi è palese. Ecco, oltre naturalmente, no Paolo, alle... perché forse vi stupirà un po' il fatto che fino a oggi, fino a questo momento del nostro racconto, ma anche della nostra avventura e esperienza lì, la parola migranti si è uscita fuori pochissimo, no? Abbiamo parlato di tante cose, abbiamo ascoltato tante storie di bambini, ma in fondo il problema più drammatico, tragico, dipinto come tale dell'isola, in fondo non è così incombente, non è così pressante nella mente dei bambini. Naturalmente c'è, i fatti ci sono. Anche ci sono poi delle cose che noi la prima volta che siamo andati, come tutti quelli che la prima volta capitano sull'isola, c'è un cimitero dei barconi dei migranti. Nel porto di Lampedusa immaginiamo che io sia un barcone sfondato e Guido è un tavolino dove si fa l'aperitivo. La distanza che c'è tra il cimitero dei barconi e il bar dove si fa l'aperitivo è questa. Per cui abbiamo questo cimitero che è grande come un campo di calcio, dove sono mucchiati una serie di relitti sfondati, ma ancora i brandelli dei vestiti o pezzi di scarpe, cosa abbastanza inquietante. Sembra una specie di ferma immagine di mare in tempesta, perché sono tutti in posizioni tutte storte, piegate, sembrano come si è fermato un momento in cui si vengono sconquassati. E poi c'è il porto con il bar per l'aperitivo, il campo di calcio nero, il comune, la trattoria del porto dove, che è gestita da uno dei personaggi più significativi, Enzo Tuccio, che suona il bombardino e che è un maresciallo della Guardia di Finanza e che è anche un grandissimo alzatore di toni. Il quale per loro alla fine è una cosa, fa parte del loro paesaggio abituale, per cui dopo un po' anche noi stessi, non è che non questo cimitero non lo vedi più, però diventa una cosa normale come è normale per loro. Ed è anche uno dei problemi che abbiamo avuto anche di riflesso noi stessi, perché il nostro spettacolo era il 5 ottobre, il 3 ottobre e dal 1 ottobre, diciamo, in occasione del primo anniversario della strage appunto avvenuta nell'ottobre del 2013, tutta l'isola si è riempita di televisioni, di persone che in qualche maniera erano accorse anche di sopravvissuti al naufragio, cioè magari anche di persone che non è che avevano necessariamente voglia di strumentalizzare l'evento, però che veniva vista dagli isolani come una specie di intrusione, ma come adesso arriva la RAI che ci mette le fotocellule e trasforma il cimitero dei barconi in un set cinematografico, quando per noi questo cimitero, oltre che è una ferita aperta, è anche una vergogna, perché non è che loro hanno piacere di avere il cimitero lì, ma non lo possono eliminare perché i barconi, semplicemente perché i barconi sono considerati rifiuti speciali, per cui non si possono smaltire, perché hanno le vernici tossiche, le antivegetative, per cui sono costretti a tenersi i barconi lungo la passeggiata del porto. Vedere improvvisamente questa cosa trasformata in qualcosa che è quello che poi la visione che abbiamo, che avevamo anche noi stessi prima dell'andare sull'isola, cioè sembra che la Lampedusa sia solo quello, sia solo barconi, una specie di lente di ingrandimento messa su un foruncolo, diciamo, no? Sì, e poi anche perché, come accade in tutte le culture orali del mondo, in tutte, dall'Africa all'Asia fino al meridione d'Italia, i fatti, i fenomeni, gli avvenimenti, soprattutto attraverso lo sguardo dei bambini, diventano miti, diventano favole. Così come accade nel racconto che adesso vi facciamo ascoltare, perché abbiamo chiesto appunto di raccontare le favole ai bambini di Lampedusa, alcuni ci hanno raccontato Biancaneve e il Cappuccetto Rosso, una bambina ci ha raccontato invece questa favola che è preceduta da una... Ci sei anche tu Mario, c'è anche non ne avrei mai...
quei fatti non possono aver lasciato segno. Sarebbe stato stupido cercare di raccontare il paese dei Balocchi, che non è, così come è stupido fare tragedia della tragedia. Ma quelle cose sono accadute e i bambini che avevi, che abbiamo intervistato, da cui io ho tratto i colori, quelle cose le hanno viste, le hanno vissute. Qualche problema di missaggio ancora, non proprio risolto. Immagina una baracca di, come chiama lei, di clandestini, cioè questa cosa è anche bella, che le persone che arrivano non sono migranti o persone sono clandestini, questo è un fenomeno, secondo me, di ritorno dovuto ai media, anche questa è una cosa incredibile. Loro giocano con i clandestini, arrivano i clandestini, non è che. E dici, immagina questa barca che arriva all'isola, che chiede al mare di andare in un posto dove c'è sempre il sole, finalmente arrivano, vedono queste rocce, vedono la spiaggia, quando finalmente riescono ad arrivare sull'isola, tutti i giorni i clandestini tornano al mare a ringraziarlo per essere arrivati sull'isola. Tornando, che mancano 10 minuti più o meno alla fine del nostro incontro, tornando allo spettacolo che abbiamo messo in scena per le strade, le vie, le piazze di Lampedusa il 5 di ottobre, dopo quella stazione a Calapalme, questa processione dentro la banda stessa, che era la nostra guida in queste 2 ore grosso modo di spettacolo, è approdata proprio accanto al cimitero di Barconi, dove Mario ha letto un altro monologo. Poi ci siamo inerpicati su per una salita, siamo arrivati a Piazza Grignone, dove c'è il monumento al Mareno di Cascella, dopodiché ci siamo incamminati lungo la via Roma, ci siamo fermati in un'altra piccola stazione vicino, stazione per noi naturalmente di questa nostra processione itinerante, vicino a quella scuola che avete visto squadrata ad un certo punto in una delle clip, lì una serie di attori ha letto un altro piccolo gruppo dei testi di Mario Perrotta. E allora uno di questi testi, che se non sbaglio è stato letto proprio lì, no? Mario? No, nella piazza precedente. Nella piazza precedente, ecco, è questo che adesso Mario ci fa la gentilezza di leggere. Che fu una notte, o di giorno, o notte, non lo ricordo, che io facevo il marinaio per mio padre. Che noi bambini qui, nell'isola, quando non c'è scuola, andiamo, io vado a fare il marinaio con mio padre, che a me piace e non mi sembra lavoro. E si canta a fare i marinai, che mio padre sempre intona canzoni dolci che dicono di remare, anche se ormai di remi non c'è bisogno, che ci sono i motori che portano, e i remi sono emergenza, Dio ce ne scappi e liberi. E si guarda la costa a fare i marinai e capire dove ti trovi. L'isola dei conigli si riconosce sempre perché ci sono i legambienti di estate che sorvegliano i nidi di tartarughe, che proprio lì si era una notte o di giorno,
o notte, ora ricordo, in faccia ai conigli, all'isola di questi conigli che è un'isola nell'isola. E fui io, quella notte, un attimo, solo un momento, fui io a vedere per primo galleggiare un braccio sull'acqua e chiesi, papà, che è possibile un braccio a galleggiare sull'acqua? E mio padre, che lui è sempre calmo, di fretta stavolta, di fretta ma calmo, mi disse di lasciare perdere il braccio e sentire dal mare se c'era qualcuno e lanciare voci nel buio a vedere se c'era qualcuno, mentre che lui di fretta spense il motore che portava, che come ho detto remi non ne servono più se non emergenze e canzoni da cantare come quella di mio padre, boca, boca, marinaro, sbrigati amore, sbrigati, sbrigati, lancia voci a mare, disse mio padre, che cantiamo dopo, un altro momento. E io gridai, c'è nessuno, e una voce rispose nel buio, che rimasi con un mezzo sorriso a guardare mio padre a dire, papà, papà, c'è qualcuno, butta la lampada, gira la luce di là, mi dice mio padre di fretta ma calmo, e vedi chi è. Era una donna, con la voce quasi sparita, che forse non voleva svegliare gli altri attorno di lei che dormivano sulle acque. E non guardare, mi disse mio padre, se non quella donna, che dobbiamo tirarla, salvarla dobbiamo, che forse ha bisogno. E mio padre di fretta pigliò i remi e io pensai che si andava a cantare, lui invece piangeva, ma calmo, mentre spostava le mani e le gambe che dormivano attorno alla donna. Allora io, per farlo contento, cantai per lui, per la donna che intanto si avvolse attorno del remo e sulla barca a fatica saltò, era incinta. Ecco perché non poteva dormire vero dell'acqua. Come la tirammo, quasi si addormentò e mio padre a schiaffi la pigliò per dirle, tuo figlio ora nasce, non dormi, non mo. Che il bambino dal corpo sgusciò e a piangere forte incominciò e la donna d'un tratto si abbandonò e io, eppure mio padre, si addormentò. Per la fatica il sonno arrivò, nel sonno un bel sogno sbocciò, che la donna incinta si salvò, e mio padre la adottò, mia madre la baciò, e mio cugino se la sposò, e lei, la donna, si chiama Sanà, che alla fine si sanò, e suo marito ora è detto Curà, che di amore la curò, e quando fu sveglio non si trovò, ma per sempre ricorderò che quel remo la salvò e mio padre di nuovo cantò col sorriso un poco più amaro, boca, boca, marinaro, picchia i pisci do panaro, boca, boca, marinaro. Questo testo è stato letto esattamente nella terz'ultima stazione della nostra processione lungo le strade di Lampedusa, in piazza Brignone, appunto, dove c'è il monumento al marinaio donato alla città da Cascelli. Allora, per cercare un po' di mettere in contesto il racconto di Mario, vi facciamo vedere la penultima clip proprio, che dura 40 secondi, registrata durante le prove del giorno prima, naturalmente, e facendovi vedere che tipo di canto, che tipo di suono, che tipo di musica ha preceduto la lettura di Mario. Avete capito che il percorso è un percorso di pastorizzazione emotiva, cioè ci sono delle cose fortissime e delle altre che dove in qualche maniera prendiamo delle tangenti gigantesche, no? E io ho lavorato con i bambini dell'isola cercando di scrivere una musica e facendo in qualche maniera venire fuori da loro, per cui lavorando su delle filastrocche come Boca Boca Marinaro, che esce dal testo e poi entra in una canzone, come è un'altra Nina Nanna, che una bambina disse che gli cantava sempre sua nonna, che è un nonsense siciliano, la luna annezza, famiglia culturella, famiglia redani, gli occhi di San Giovanni, una cosa strana, luna, lunetta, fammi una ciambella, fammi la bella grande con gli occhi di San Giovanni, insomma, che doveva
fare degli occhi così. E da questa filastrocca abbiamo cercato prima con i ragazzi di tirar fuori un ritmo, poi su questo ritmo immaginare una specie di doppio coro, e poi su quello abbiamo costruito una musica. Abbiamo un video fatto da Guido, molto amatoriale, purtroppo parte il sottoscritto e gli altri direttori che si saltano come grilli per cercare di trascinare questa montagna di persone. Ci sono, non si capisce neanche, però ci proviamo. Processione musicale, teatrale, per le sale dell'isola è giunta al termine.
Alla fine di via Roma c'è una terrazza sul mare, il Belvedere, che è uno dei posti più belli del mondo, perché si affaccia sulla baia di Lampedusa, si vede il porto, si vedono le barche attraccate, si vedono le montagne, il cielo, la luna, eccetera, e lì tutti quelli che hanno partecipato a questa lunga processione, 200 ragazzini che hanno suonato le percussioni, che hanno cantato in coro, i musicisti di professione, quindi detto Papageno, Paolo, Gianluca, Anna, io, tutti quanti, Mario, Paolo, Roscioli, siamo ritrovati tutti lì in questa grande piazza e lì abbiamo intonato, per così dire, una specie di grande poema dedicato all'isola, scritto da Paolo Mazzocchi in suoni e scritto invece in immagini da Pier Giorgio Mangiarotti. Non riusciamo a farvi sentire quasi nulla perché ci sarà del documentario. Ci sarà appunto in un'altra occasione. E per concludere questo nostro incontro, forse anche troppo denso di parole, ce ne scusiamo, vorremmo semplicemente nel silenzio farvi vedere un po' dell'isola. Un po' dell'isola vista dal mare e un po' dell'isola vista dalla terra, guidate entrambe da questa luce, che è la luce del faro di Lampedusa, quella luce che in tanti migranti hanno visto di lontano e molti di loro non l'hanno potuta vedere da vicino. Grazie.